Bentornati alla nostra serie sulle frequenze di campionamento, in cui valutiamo i loro vantaggi e svantaggi. In questo terzo video vediamo se la qualità del time stretching migliori usando una frequenza di campionamento più elevata. I risultati dei test sono sorprendenti. Con time stretching o warping si intende la funzione che permette di cambiare la durata dei file, velocizzandoli o rallentandoli senza alterarne il pitch. Il time stretching è presente in tutte le principali DAW. Può sfruttare diversi algoritmi per il processamento e può essere utilizzato in tempo reale o in modalità renderizzata. Gli usi possono essere vari: mettere a tempo una performance musicale, adattare un loop o sample al BPM di un brano, sincronizzare un doppiaggio o voiceover o sperimentare con gli effetti sonori e il sound design. L'obiettivo del time stretching è cambiare la velocità dei file mantenendo il suono il più naturale possibile. Purtroppo però il time stretching introduce sempre degli artifici del segnale, più o meno udibili, specialmente quando si rallenta il materiale. Con modifiche notevoli è possibile quindi che questi artifici siano eccessivi e che la qualità finale non sia soddisfacente. È abbastanza diffusa l'idea che in queste situazioni una frequenza di campionamento più elevata permetta di ottenere risultati migliori. Le principali argomentazioni sono due. Le maggiori informazioni che si hanno in registrazione permettono di introdurre meno artifici e gli algoritmi di time stretching funzionano meglio in sessioni a frequenze di campionamento più alte. Per verificare queste affermazioni abbiamo fatto dei test. Considerato che esistono diversi approcci al time stretching, le DAW possono gestirlo diversamente e dare quindi risultati diversi. Noi abbiamo fatto questi test con Pro Tools. Vi invitiamo a replicarli nella vostra DAW seguendo tutti i passaggi che seguiamo. Abbiamo iniziato registrando dei segnali a 192 kHz per poi esportarli in una sessione a 44.100. Nelle due sessioni a 192 e 44.100 li abbiamo rallentati fino alla metà e a un quarto della velocità originale usando gli stessi algoritmi. Abbiamo poi importato i risultati in una nuova sessione a 192 per fare un paragone A/B. Ecco alcuni esempi. La prima volta li ascoltiamo senza sapere cosa sta suonando. La seconda vi riveliamo le frequenze di campionamento. Questa è una voce registrata a 192 kHz. 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 Questa è una voce registrata. 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 Possiamo notare come non sembrino esserci particolari differenze. Quindi non è detto che i campioni in più nei file a 192 kHz aiutino sempre a migliorare il time stretching. Già questo ci sembra sufficiente per escludere la superiorità assoluta dei 192 kHz in tutte le condizioni. Ma continuiamo comunque con i test. Come abbiamo accennato prima, un'altra teoria che si legge su internet è che convenga partire da una sessione a frequenza di campionamento bassa, 44.100 o 48.000, ma fare time stretching a 192 kHz. L'idea è quella di sfruttare la presunta maggiore qualità del time stretching a 192 senza dover avere intere sessioni a una frequenza di campionamento così alta. Abbiamo quindi fatto lo stesso test di prima, ma con frequenze di campionamento invertite. Abbiamo infatti registrato dei segnali a 44.100 Hz, per poi esportarli in una sessione a 192 kHz. Nelle due sessioni a 44.100 e 192 li abbiamo rallentati fino a metà e a un quarto della velocità originale, usando gli stessi algoritmi. Abbiamo poi importato i risultati in una nuova sessione a 192 per fare un paragone A/B. Ascoltiamo alcuni esempi di questo secondo test. Questa è una voce registrata a 44.100 Hz.
Questa è una voce registrata a 44.100 Hz. Questa è una voce registrata a 44.100 Hz. Questa è una voce registrata a 44.100 Hz. Di nuovo, ci sembra che non ci sia una netta differenza tra i risultati alle due frequenze di campionamento. C'è da dire che in entrambi i test abbiamo modificato i file in maniera estrema, proprio per cercare di evidenziare le differenze. Normalmente in una sessione non capita di fare modifiche di questo tipo, quindi ci aspettiamo che le differenze siano ancora meno udibili. Facciamo una prova. Prendiamo un brano registrato senza metronomo in un'esercitazione del nostro corso di fonia e tecnico del suono. Lo mettiamo a tempo sulla griglia, quantizzando ogni strumento con il giusto algoritmo di time stretching in tempo reale, senza renderizzare i file. Esportiamo il risultato. Creiamo una copia della sessione a 192 kHz, convertendo tutti i file originali alla nuova frequenza di campionamento e mantenendo le modifiche di time stretching in tempo reale, in modo che vengano ora effettuate a 192 kHz. Esportiamo anche questo risultato. Importiamo entrambi i file quantizzati in una nuova sessione a 192 kHz e facciamo un blind test. Notate differenze? Andiamo oltre. Riapriamo le due sessioni ed esageriamo, dimezzando la velocità della canzone. Paragoniamo ora i due risultati. E ora? Notate differenze? Dai test su Pro Tools non sembra uscire un vincitore assoluto, e forse è proprio questo a sorprendere. I 192 kHz non danno risultati palesemente migliori con il time stretching rispetto ai 44.100 Hz, nemmeno in situazioni estreme. Di certo non conviene quindi impostare una produzione a una frequenza di campionamento più elevata fin dalla registrazione. Al massimo, se non ci soddisfa il risultato del time stretching a 44.100 o 48.000, è possibile provare a convertire il file a una frequenza di campionamento più alta per vedere se cambi qualcosa. Ma come abbiamo visto, non conviene avere troppe aspettative in questo caso. Da questi test abbiamo quindi notato che più che la frequenza di campionamento, è importante la scelta del giusto algoritmo e la gestione delle sue opzioni. Bisogna comunque rassegnarsi al fatto che in alcune situazioni non è possibile arrivare a risultati soddisfacenti, indipendentemente dall'algoritmo e dalla frequenza di campionamento. Il time stretching tenderà a introdurre sempre degli artifici, come abbiamo detto prima. Se possibile, è meglio arrivare all'obiettivo senza dover usare il time stretching, registrando al meglio o usando altre tecniche per l'editing. In un prossimo video faremo un paragone tra gli algoritmi di time stretching di alcune delle DAW più usate. Fateci sapere nei commenti se ve ne interessa qualcuno in particolare. Continuate a seguirci!